Altra grande cavalcata per Suksi. Mamma mia che bello, Icon. Da Icon passiamo a un brano che ha rappresentato tanto nella carriera dei Banshees, Happy House. State ascoltando ovviamente lo special qui su Radio GBJ con il vostro Dark Chess DJ. Sono le vittorie 34 in questo 15 febbraio. Happy House. L'avevo pronunciato, era uno dei più grandi singoli per Suksi and the Banshees, Happy House, tratto da Kaleidoscope, era il 1980. Si sale di un album, Juju, 1981, un altro grande singolo, un altro grande successo, Arabian Nights.
ragazzi, dietro a Suxi c'era un certo Baggi alla batteria, Steve Severin al basso e poi avevamo John McGill alle chitarre, senza tenere conto che c'è stato anche Robert Smith, giusto? Gustiamoci Christine, un altro hit single. Savages lost in our world. This big art girl sees her face is unfurled. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl Christine, banana split lady Christine, the strawberry girl Christine sees her face is unfurled. Questo è stato ovviamente uno dei più grandi successi, conosciutissimo, straballato, stravissuto, straviziato, come diceva un certo non so chi, Christine Suxi and the Banshees. In questo live ci riascoltiamo in Red Light, ok? Suxi and the Banshees è qui in questo speciale su Radio GBJ. Just too much exposure. Oh, it sucks into focus, but let the glossy kiss pay. But as much. Yeah.
micidiali, veramente fantastico, fantastico. Six Benches, bisogna vivere l'atmosfera live per rendersi conto della potenza che avevano queste quattro persone, perfettamente integrati tra di loro. Bella Donna, Iena, 1984, e qui troviamo Robert Smith.